E Radio Radicale, siamo con Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, deputato della Lega, per parlare delle risoluzioni sul riconoscimento dello Stato palestinese che sono state bocciate qui in aula oggi a Montecitorio. Allora, lei ha fatto un intervento molto chiaro dicendo che un'eventuale mozione, risoluzione di riconoscimento per la Palestina, sarebbe equivalsa al riconoscimento di Hamas. Sì, questo ha dato molto fastidio alle opposizioni che invece hanno proposto il riconoscimento immediato della Palestina, ma nell'intervento ho spiegato perché la posizione della Lega è questa. Noi ovviamente non vogliamo premiare chi governa col terrore sulla striscia di Gaza, che è Hamas. Hamas certo non si sottometterà mai alle autorità di Ramallah, quindi all'autorità nazionale palestinese. Hamas costringe la popolazione civile a vivere nel Medioevo, non c'è nessun diritto civile. Questo va denunciato con forza, come può essere l'interlocutore, come può essere colui che costruisce il futuro dello Stato di Palestina. Su questo dobbiamo essere chiarissimi, no ai terroristi. E poi sui confini andrà chiarito perché si fa riferimento continuamente ai confini mitizzati del 1967, ovviamente un riferimento retorico perché, come ben sappiamo, Israele certo non può rinunciare alla sovranità sul muro del pianto. Quindi cerchiamo di essere concreti, pragmatici, questo è stato l'invito all'aula della Lega, cerchiamo di essere persone che ragionano e che non ragionano in modo retorico, perché fare queste grandi promesse può spesso avere quelle conseguenze inintenzionali, di azione intenzionali, che, come ricordava Popper, succede. Lo scontro nel nostro paese su questi temi è molto forte. Sì, perché non si riesce più, e questo fa male, a distinguere all'interno dell'Occidente ciò che è a difesa delle istituzioni democratiche e ciò che è contro. La democrazia è fatta di regole, lo ricordiamo, e non è criminalizzando la storia, il passato dell'Occidente, definendo tutto colonialismo, definendo quello che abbiamo creato, non una civiltà. Una civiltà, tra virgolette, è stata definita in aula, che potremmo costruire il futuro di questo pianeta. Ricordiamo che la possibilità stessa di criticare Israele, di criticare il governo di Israele, di citarlo in sede giudiziaria c'è perché esiste l'Occidente. È l'Occidente che ha creato quelle istituzioni, non dimentichiamolo mai. Che significato avrebbe avuto approvare una risoluzione di questo genere nel momento in cui Israele è sottoposta a continui bombardamenti da parte del Libano? Sarebbe stato come incoraggiare la triangolazione tra Hamas, Hezbollah e l'Iran? Beh, sicuramente non avrebbe aiutato la pace, non aiuta la pace, e che crediamo che i riconoscimenti che già ci sono stati siano dovuti più a motivazioni di politica interna di quei paesi che a un reale ragionamento su quale può essere la via per la pace. Noi della Lega siamo convinti che la via per la pace sia ancora quella degli accordi di Abramo, ovvero del riconoscimento dello Stato di Israele, e sia quella che si basa sull'economia, quel grande corridoio dall'India ai paesi del Golfo fino ad Israele che porti merci, che porti libertà. Ultima cosa, lei nutre delle speranze che la situazione politica in Iran possa cambiare con le presidenziali, oppure ritiene che i due candidati, uno dei due che si presenta come molto riformista, possa cambiare realmente qualcosa? Ma abbiamo visto come ha reagito la popolazione dell'Iran, non è andata a votare perché considera la stessa stregua i due candidati. L'Iran purtroppo è un regime terribile, teocratico, è un regime che ogni giorno vive per distruggere un altro Stato. E questo Stato è Israele, che noi invece difendiamo con forza, difendiamo il suo diritto ad esistere e a difendersi. Grazie come sempre a Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Esteri e deputato della Lega, col quale abbiamo parlato delle risoluzioni delle opposizioni respinte per il riconoscimento dello Stato della Palestina. Grazie. Grazie.